che andasse il rettore, che molto gentilmente non ha neanche usufruito della possibilità di arrivare con un quarto d'ora accademico. Posso dargli senz'altro la parola, professor Zaccaria. Grazie. Grazie. Allora, buonasera a tutti, mi sentite? No. Allora, buonasera a tutti, un caro saluto, un cordiale saluto a tutti i presenti, ma in particolare al festeggiato professor Silvio Romano. Io sono particolarmente lieto di essere qui in questa occasione festosa, importante, di omaggio, di festeggiamento per uno studioso che non c'è bisogno di dirlo, ha dato molto all'Ateneo da tutti i punti di vista, dal punto di vista della sua dedizione didattica, dal punto di vista della sua produzione scientifica che ha segnato l'intera stagione storiografica, ma anche direi ancor prima di tutto questo in termini di prestigio culturale personale. E queste sono, come oggi ben si sa, doti abbastanza inestimabili, abbastanza rare, quindi quando ci sono bisogna sottolinearle adeguatamente. Siamo qui per presentare questo libro, Pensare la Nazione, Silvio Romano, l'Italia contemporanea, ottimamente edito da Donzelli, che non a caso rappresenta in copertina il nostro scalone del Po, proprio a segnare forse, credo, evidentemente nelle intenzioni, un legame assai importante, oserei dire strutturale, che c'è tra l'autore cui il libro è dedicato e il nostro Ateneo, e che noi siamo oggi lieti qui di rimarcare, di stressare, di sottolineare. Qui Silvio ha lavorato, ha insegnato, è stata la sua casa per tanti anni, ha dispiegato con molte generazioni di studenti e di dottorandi il fascino che derivava appunto e deriva dal suo prestigio di cui parlavo poco fa. Ma possiamo ben dire che il lavoro di Silvio Romano ha avuto una influenza e una risonanza ben più ampia di quanto non sia una pur importante realtà universitaria specifica come la nostra, perché è stato importante per la storiografia italiana nel suo complesso. Silvio ha innovato con i suoi studi, ha innovato profondamente gli studi sull'Italia contemporanea, sia sul piano dei temi trattati, sia sul piano degli approcci con cui ha trattato questi temi. E in primo luogo, direi, c'è stata questa scelta di fondo, fondamentale, di mettere al centro, in primo piano, al centro dell'attenzione, la storia della cultura e delle culture politiche in modo particolare. Soprattutto se ci riferiamo al contesto nel quale questa scelta è venuta, cioè un panorama scientifico-culturale nel quale, tra gli anni 70 e gli anni 80, possiamo dire, la storia politica più tradizionale era dominante, era la storia dei partiti, era la storia delle strategie, delle ideologie dei partiti, la storia culturale non era certo al centro dell'attenzione. Inoltre, come opportunamente il libro che viene presentato mette in evidenza, Silvio ha scelto di porre al centro la storia, il tema della nazione, il tema che era stato messo, per così dire, fuori gioco, fuori causa, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista storiografico, dal fascismo. Quindi, una serie di scelte, sia tematiche che di approccio, che hanno inciso e hanno inciso profondamente. Quindi degli studi che hanno lasciato il segno e che hanno permesso di far crescere attorno a Silvio anche una scuola di studiosi, alcuni molto, molto
molti ho visto rappresentati nel libro, anche forse più giovani saranno certamente presenti oggi, che hanno anch'essi contribuito a lavorare su temi cari a Silvio e su cui Silvio da par suo ha, per così dire, aperto, discodato il terreno. I linguaggi politici dell'Italia contemporanea, la pedagogia della nazione, la cultura fascista, la cultura dell'Italia repubblicana. Ecco, quindi una multiforme presenza, quella di Silvio, su una pluralità di ambiti, di versanti, e da questo ultimo riguardo mi fa anche piacere ricordare che oggi egli dirige il Centro Interuniversitario di Storia Culturale, che ha contribuito a far nascere assieme a Carlotta Sorba e che rappresenta anch'esso un laboratorio utile e importante di riflessione e di studio. Dunque, anche e soprattutto in nome di questa esperienza così ricca, per la quale l'Ateneo può esprimere solo gratitudine e apprezzamento, nome anche della varietà, del fascino dei temi che sono trattati, è un'occasione di gran festa e quindi diciamo sì, io grazie e a Maiora. Grazie. Quello è stato il primo pensiero, bisogna metterci
che erano state del gruppo, cioè del gruppo universitario fascista, anche noi, le generazioni successive, era antifascista, non possiamo restarci per dirigere soltanto il mondo idealmente come il mondo generale. Per il momento gli studenti non stanno tanto. È così che è andata, ecco ciò sono già entrati, terza parte è più personale. Mentre invece i due presentatori che abbiamo fatto venire da lontano, i fiori presentatori, credo che staranno soprattutto nella prima e seconda parte del volume e in generale la personalità dello studioso. Abbiamo chiamato il professor Paolo Macri dell'Università di Napoli e il professor Gianni Enrico Rosconi, dell'Università di Torino, più da Germania, un Trento, insomma, come germanista. Riferirlo esclusivamente allo Stato di Torino sarebbe certo limitativo. Sono due studiosi appartenenti a parrocchie disciplinari, oserei dire raggruppamenti accademici diversi, il che non basta visto che il libro si riferisce alla nazione, dunque un criterio, un concetto applicato alla storia del paese Italia attualmente. Quindi è bene che ci sia uno storico e uno storico anche, ma contemporaneamente uno storico delle crine, che ha a che fare con la scienza biblica, con la contemporaneità, primo Macri, secondo Rosconi. L'alfabeto ci suggerisce di partire da Macri, che arriva all'Università di Napoli e che ha appena sfornato un nuovo libro. Il suo specialismo, io lo seguo e me ne servo soprattutto per questo, lui è uno specialista di quando crollano le stanze, cioè i tramonti, i crepuscoli, il venir meno. Allora, capite che applicando come è avvenuto negli ultimi anni, per ovvie ragioni, anche per l'anniversario, alla nascita dell'Italia Unita, questa attenzione e profonda conoscenza del venir meno, questo significa che, in modo particolare, avvengono in Sicilia, ma ci sono dei criteri in ordine generale che non si riferiscono di Sicilia, venivano illuminati obliquamente in un modo che non avveniva, non avviene di solito, quando tutto è calcolato in un senso persino troppo teleologico, cioè la costruzione dell'Italia Unita. Quindi invece, perché si facesse un nuovo Stato bisognava che venissero meno gli Stati comunitari, ma per venire meno cosa ci voleva? Quattro battaglie, carità, non bastava, ci volevano dei tramonti interiori, le eclissi. A chi è uno specialista di eclissi? Lui possibilmente è quello che sorrisi con questo serpentato. Io mi sono sorpreso assai dei suoi studi e oggi naturalmente calibrerai il suo discorso in tutt'altra maniera. Successivamente presenterò il dorso Rosconi. Adesso parlo adesso. Molto la sua generazione
transizione dalla dittatura alla democrazia, che come sappiamo è complicata, è indiscutibile per certi versi. Una generazione che, detto loro come Silvio Lanaro, che avevano a che fare con i partiti diversamente dalla generazione di quelli del 68, la mia, io sono nato appena 4 anni dopo Silvio, noi invece eravamo fuori dai partiti, la generazione di Silvio no, e i partiti con cui la generazione di Silvio aveva a che fare erano quelli che conosciamo, una democrazia cristiana che stava emergendo come grande professore della popolazione di professione cattolica e anche di quella che era stata la zona grigia, una sinistra fatalmente, storicamente divisa tra socialisti e PC, e soprattutto un liberalismo debole, incapace di scrollarsi di dosso le proprie colpe nell'avvento del fascismo. Insomma, la generazione di Silvio Lanaro, da questo punto di vista, non aveva vita facile, veniva da un contesto complicato, viveva un contesto complicato. Silvio Lanaro, in verità, le sue caratteristiche in qualche modo hanno a che fare però anche con un contesto territoriale, con il piccolo centro dove nasce, con la provincia, che sono luoghi stretti per una generazione in tensione come la generazione di Lanaro. Anche qua un breve passo da questa intervista raccolta più o meno nel 2002. Dice Lanaro: sono nato nel 1942 a Schio, una cittadina laniera del Piemonte Veneto, dove ho frequentato un liceo di provincia nel quale le mie curiosità intellettuali di 14enne, allora eravamo tutti molto precoci, non potevano essere soddisfatte. Quando, ancora con i calzoni corti, andai a chiedere all'edicolante, quello che stava davanti al mio liceo, una copia del Mondo, il Mondo di Benedetti, Bannunzio, eccetera, lui mi rispose che non aveva mai sentito parlare di quel giornale. Io, che prevedevo una risposta simile, ci contropartei subito: via della Colonna Antonina 52, Roma, distributori A e G Marco, se lei lo fa arrivare io glielo compro tutte le settimane. Negli anni 50, oltre che studente di liceo, fui essenzialmente un lettore del Mondo. Penso, dice Lanaro all'intervistatore, che a volte imparavo addirittura gli articoli a memoria. Allora, questo Lanaro che legge Fantuzio, Alvaro, Flaiano, Scalfari, Rossi, più ampiamente Calamandrei, Calogero, Garoscia, eccetera, no? Che magari li impara a memoria, che in questo modo già fa un salto di qualità rispetto alla piccola patria, dice invece questa volta Isnenghi. Lanaro è un affanto ucraino che a un certo punto se n'è andato altrove, continuando però a studiare il paese, e presto non soltanto quello, essendosi messo a studiare il paese, il paese. Il marchio d'origine, lo dico ovviamente con grano salis, è la Schio piccola ma di Alessandro Rossi, è la licenza soffocante, la licenza sagrestia d'Italia, come dice Snei, come ricordi Snei, che però è la licenza di Fedele Lampertico e di Mariano Rumori. Lanaro lascia i luoghi, ma mette a frutto, direi, quelle radici. E rimane, se ci pensiamo col senno del poi, incredibilmente coerente con quelle radici. E peraltro lo fa inserendo quel contesto in un ragionamento molto più ampio, innovativo, che è il ragionamento sull'Italia, sulla nazione, sulla cultura, sulla politica dell'Italia. Non a caso, detto questo, i suoi temi rimandano spesso esplicitamente e implicitamente al nesso centro-periferia, ma non con quegli umori centralistici così comuni negli studi e nella cultura di opposizione in Italia, quelli che enfatizzano la ricchezza
certezza di potenzialità di una periferia presunta o realmente oppressa dal centro, magari la stella polare di Lanaro, come a un certo punto dice Risnelli, è lo Stato. La visione del rapporto centro-periferia di Lanaro non è mai meccanicistica, non è mai ideologica, la sua storia non è mai meccanicistica, non è mai ideologica, ma è una storia articolata, complicata, anticonformista, sorprendente. Sappiamo tutti di quello di cui sto parlando. Si potrebbe fare un vero e proprio campionario, no, delle eresie di Lanaro. Categorie classiche capovolte, coppie inusuali, accostamenti rituali, invenzioni. Ne vogliamo citare qualcuna. Socialismo della borghesia, fabbrica diffusa, transizione dolce, la campagna che organizza la città, la sinergia tra capitalismo e cattolicesimo, addirittura la questione settentrionale. Vera eresia, insomma, per chi inventa questa categoria. E poi un'altra eresia, essere normali in Italia, che come sappiamo che è il libro, è la chiusa del libro dedicato alla storia della Repubblica Italiana. Che cosa è questo? Un gusto dell'ossimoro, oppure, come dice a pagina 157 del libro in onore di Silvio, oppure è lo spirito di contraddizione dei veneti, questo lo dice non l'altro, questo lo dice Snelli, dice a un certo punto Snelli, lo spirito di contraddizione è in definitiva il modo per stare di casa nel Veneto, e questo non ha mai comportato atteggiamenti vittimistici, sensi di inferiorità, eravamo pronti semmai a rovesciare il protagonismo, quello che continuava ad apparire come ritardo. Certo, questa accoppiata tipica di Lanaro tra libertà intellettuale e invenzione, o intuizione, chiamiamola così, no? È il rifiuto di modelli buoni per tutte le stagioni, e invece l'attenzione per l'appunto alla declinazione locale dei processi nazionali e sovranazionali, e il rifiuto di una storia tagliata a fette, questa è la storia non di Lanaro, viene da colpi di cesure, di manicheismi, spesso dettati da ideologismi più o meno inconfessati, e il rifiuto di coppie rigide, di ragionamenti quindi rigidi, come quella tra capitalismo e democrazia, come quella che lega, diciamo così, apoliticamente capitalismo e democrazia, e il rifiuto di andamenti rettilinei e teleologici delle cose. Sarebbe da dire che è il rifiuto della tradizionale storia progressista. Questi ossimori, peraltro, segnalano bene il percorso di Silvio Lanaro. I suoi temi, lo sappiamo, sono la borghesia italiana autonomecentesca di fronte all'Europa, questo grande case study di un nord-est rurale, manifatturiero, di un nord-est letto anche sulla dimensione culturale, mentale. Sono i processi, i percorsi e la prosopografia di una modernizzazione che approda in Italia alla dittatura politica e la nascita della Repubblica dei partiti, degli intellettuali, delle egemonie incrociate degli UDC. Ovvero se ci pensiamo in un modo o in un altro, tutto questo è il cantiano legno storto, e cioè, anche questa è una citazione molto nota, classica, da un legno storto, come quello del quale è fatto tutto l'uomo, non si può cavare nulla perfettamente dritto. Effettivamente i percorsi della nazione, accennava prima di Snelli, già nella fase risorgimentale, e poi della nazionalità, della modernità in Italia, sono tortuosi, complicati, e soltanto la mancanza fortunatamente di un approdo apocalittico come quello tedesco dà a questi percorsi, evita che questi percorsi abbiano assunto addirittura la dignità di un Sonderweg, di una via speciale. Sono percorsi tanto più tortuosi perché assillati, tirati per la giacchetta, mutilati, manipolati da un discorso pubblico, da una storiografia anche, troppo immanente spesso,
stessi percorsi. Ebbene, tutto questo, il legno storto, diciamo con una metafora, è il grande tema, forse è l'unico grande tema di Silvio Nardo. Però bisogna fare delle precisazioni, perché del legno storto Silvio Nardo non fa mai un problema ideologico o ideatipico, non sembra avere alcuna pretesa di raddrizzare il legno, dunque non fa alcun processo al passato. Del legno storto Nardo non fa alcun esercizio puramente narrativo, alcun gioco evocativo, alcun uso metaforico, non svicola per questa via dei processi reali, non ha uno scetticismo di metodo che potrebbe corrispondere dalla imperfezione, dalle storture del suo oggetto di riflessione. E dalla parte di Carlo Ginzburg, nella polemica che Ginzburg ha con Alan White, questa è una citazione che faccio da un bel libro di Nardo che si chiama Raccontare la storia. Già in Nazione del Lavoro aveva detto Nardo: le idee devono essere fermate nel momento delicato del loro incontro e della loro collisione con la dura materia del sociale. E infatti la lotta sua, rilevo opportunamente, precoce impasto, come dice la Sorba, già negli anni 70, tra storia sociale e storia culturale, che ci pare oggi ovvio, ma non era affatto, insomma, non era affatto negli anni 70, oggi anzi, certe volte l'impasto è un po' corrido, ma questa è un'altra discussione. Nardo invece segue il suo legno storto analiticamente e con forte understanding, chissà se c'è un nesso per questo understanding, per questo riuscire a capire. Quell'autobiografia e quei contesti di cui parlavo prima. E dunque Nardo rifiuta le teorie dell'età ereditarie, la facile colonizzazione del passato, la facile antinomia tra tradizione e innovazione, rifiuta le coerenze ideatipiche tra libertà politica e ricchezza materiale, rifiuta non di meno l'idea assolutoria della parentesi che sospenderebbe la rete. Insomma, non si tira mai indietro, tutto sommato, rispetto alle pieghe della via italiana alla modernità. Però alla fine scopriamo, seguendo Nardo, che quel legno storto, tutto sommato, è un legno di quercia, duro. Mi pare che di tutto questo parli tra le righe, esplicitamente e implicitamente, questo libro che è stato dedicato a Silvio Nardo, che è bello, che è denso, che è ricco. Chi come noi, alcuni di noi, insomma, fa questo mestiere da diversi decenni, sa che in genere la festa civile tipicamente, insomma, raccolta di materiale di occasione, devo dire la verità, non è il caso, non è questo il caso. Per qua chiaramente non mi posso dilungare, già 15 minuti che parlo, nella mia analisi dettagliata di questo volume, dico soltanto che questo volume rifletta o meno una scuola accademica. Nardo non è mai stato un classico accademico, lo dico come una notazione che non ritengo negativa. Che ci sia allora o meno in questo libro una scuola, comunque di questi scritti in onore di Silvio Nardo, anch'essi seguono in qualche modo il legno storto, la complicazione ermeneutica, gli oggetti complessi. Adesso accendo rapidissimamente ad alcuni contributi, ad alcuni, non a tutti, ce ne sono altri, alcuni sono ottimi, accendo a quelli che mi pare con più evidenza, insomma, no? Seguono questo tipo di imprinting, di matrice. C'è Brunello che fa una raffinata lettura di genere del 48, sono degli accenni della ricerca, ma sono molto interessanti. C'è Enrico Francia che parla della comunicazione ibrida tra modernità politica e tradizione religiosa, che è quella del clero nel primo Ottocento, parla di questi preti che patriottici, rivoluzionari.
personali incendiari, istrionici, teatrali, insomma, no? Rivoluzionari, che però usano gli strumenti di un'efficace tradizione pastorale. C'è Petri che in un altro contributo molto interessante pone il problema dei sentimenti e delle passioni di un imperialismo che viene letto nella sua modernità popolare e ideologica, che in qualche modo porta ad un ridimensionamento, questo è il racconto, se può non essere d'accordo, dell'individualismo liberale. C'è Giulia Albanese che analizza i primi anni 20 in Italia e in Spagna, ed è interessante questa giunzione, perché si vede in due contesti diversi l'emergere di un nuovo ordine pubblico, di un nuovo rapporto tra ceto politico e militari, di una immissione della violenza politica, di un suo rapporto nuovo anch'esso con la società civile. E anche qui, come lo vogliamo chiamare, parlando delle dittature che avanzano, che nascono, che emergono prima in Italia e poi in Spagna, è in qualche modo anch'esso il legno storto della modernizzazione. C'è soprattutto, direi, il tema di Camurri. Il tema di Camurri è lampertico, è il moderatismo riformatore di Lampertico, ovvero appunto di caratteri specifici della modernizzazione italiana, i suoi intrecci, diciamo, con umori e con pratiche corporative, populiste, imperialistiche, antiparlamentari, chi ne ha anche in mente, non per confondere le idee, per rifugiarsi in una delle storici che è la complessità. Effettivamente, insomma, il quadro è complicato, che non significa contraddittorio, significa complicato. Questo moderatismo riformatore sorreggerà alla fine dei conti lo sforzo di crescita di un paese che è in partenza agricolo arretrato e neutralizzerà le tensioni sociali della modernizzazione. Allora, non lo siamo ufficialmente, ma questo in qualche modo ci porta in un Sonderweg italiano, che nel cattolicesimo politico, nelle pratiche chiesastiche e anche ovviamente nella presenza socialista, ha un punto di forza meno nel liberalismo classico. Insomma, qui c'è nelle pagine di Camurri, questo è molto interessante, uno specifico rapporto tra centro e periferia che si afferma in aree alla lunga strategiche. Si è detto spesso, si dice spesso anche nel libro, che la storiografia di Silvio Lanaro è stata pionieristica, anticipatrice. Certamente l'azione del lavoro edito, pubblicato nel 79, esce negli stessi anni in cui Romeo pubblica l'intervista sul fascismo, negli stessi anni in cui Ragionieri pubblica la storia politica e sociale della serie d'Italia dei Naudi. E sono tre percorsi molto diversi tra di loro, che però hanno una funzione innovativa abbastanza evidente, insomma, incrinano le interpretazioni correnti dell'Italia liberale con Ragionieri, perlomeno rispetto a una tradizione gramsciana e marxista. Incrinano le interpretazioni correnti, direi clamorosamente, sul fascismo con De Felice, e con la nave incrinano l'uno e l'altro. L'Italia liberale è il tema del fascismo. Giustamente Carlotta Sorbo e Mario Snenghi hanno sottolineato la novità di una ripresa storiografica della categoria di nazione, che è in anticipo anche su tutta quella produzione storiografica che negli anni '80 si sviluppa, anzitutto soprattutto in area anglosassona. Questo periodo, giustamente, insomma, si sottolinea anche il coraggio, insomma, di Lanaro nel proporre questi temi. Sono temi del tutto virtuali, sono temi che oggi ci possono apparire ovvi, ma sono temi del tutto virtuali. Questi sono anni in cui Renzo De Felice, secondo gli anni '70, lamentava la mancanza
lamentava, riferisce la mancanza assoluta del paradigma storiografico italiano, cito più o meno testualmente, della categoria di nazione. Ecco, al di là però dei riconoscimenti, dei bilanci che si fanno in questo volume, che in parte rapidamente, magari confusamente, fatto anch'io, sarebbe interessante considerare il percorso di Lanaro non come un percorso concluso, ma come un cantiere aperto, meritevole di ulteriori ricerche, meritevole di ulteriori interpretazioni, non soltanto perché la storia non si ferma mai e via dicendo, ma anche perché, diciamo, la contemporaneità, ciò che è successo nel frattempo, se nel lavoro del 1979, sono passati più di 40 anni, la contemporaneità induce a specifiche riflessioni su temi lanariani, sulla modernizzazione, sulle periferie. È certamente interessante ripensare oggi al nesso storico tra sviluppo strutturale e sistemi politici. Come si sa, il fascismo di Silvio Lanaro, fascismo letto di Silvio Lanaro, è il punto di approdo di una classe dirigente che marcia o cammina, da conto addirittura, verso la modernizzazione. Il fascismo, dice l'eretico Lanaro nel 1979, cito testualmente, è la cornice ultima di un processo di modernizzazione, azione del lavoro. Questa è un'idea coraggiosa nel 1979, l'idea che l'autoritarismo e maturità capitalistica possono convivere benissimo. È un'idea oggi metabolizzata, verificata e realizzata, sì, trionfalmente direi. Questa che considera possibile nel caso italiano un nesso tra autoritarismo e capitalismo che accade. Ma oggi questo accade su scala mondiale, come sappiamo. Prima sono state le tigri del Pacifico, oggi è la Cina. C'è una, come dire, una conferma clamorosa. Oggi il rapporto autoritarismo politico e sviluppo capitalistico è diventato addirittura il cuore dello sviluppo di questo mondo in cui viviamo. Quella di Lanaro, che gli piaccia o meno, è una, come dire, una tale vittoria interpretativa che, non fosse altro per amor bene di spirito di contraddizione, andrebbe forse rimessa in discussione. Non so se per tornare a un classico che alcuni di noi conoscono, che è quello di Barnett Moore, o non so a chi altro, ma forse oggi, studiati nel presente, stimolati per quello che accade oggi, dovremmo tornare agli interrogativi di partenza, ovvero quanto l'autoritarismo politico influenza e ipoteca lo sviluppo, quanto lo sviluppo materiale senza democrazia è solido e durevole, e così. Interrogativi che in qualche modo sono maturati storiograficamente, sono riportati sul nostro testo, sul nostro tavolo, dagli avvenimenti. Ma ci sono anche altri sviluppi, voglio concludere, altri sviluppi della storia, altri caratteri del presente che suggeriscono Lanaro dopo Lanaro. Dopo la stagione delle scuole regionali, dopo la stagione d'oro degli studi sulle periferie, sul nesso centro periferia, e in parte studi distratti nella serie di Enaudiano delle regioni, ne è stata una delle colonne di quella serie editoriale, dopo insomma,
senso comune, di una sorta di neocentralismo. Qual è il problema sul piano politico attuale? Che bisognerebbe avere il coraggio, io penso, di operare in modo differenziato tra territori e territori. Detto brutalmente, tra centro, nord e sud. È una prospettiva scabrosa, complicata, ma probabilmente è una prospettiva a cui nessuno oggi dà alternative credibili, non soltanto parole. Ma il problema, a me sembra, esiste anche sul piano storiografico, anche gli studi dovrebbero ripensare alla diversità tra le periferie italiane e in specie al ruolo delle periferie meridionali nella modernizzazione italiana. Un ruolo da indagare non solo meridionalisticamente dal potere della arretratezza, ma nazionalmente per il ruolo di stabilizzazione politica che il Sud svolge, un ruolo fino ad un certo punto importante, direi positivo, direi strategico nella storia d'Italia. Questi sono due nodi, sto davvero concludendo, sono due nodi, quello delle variabili politiche della modernizzazione, quello delle variabili territoriali della storia italiana, sono due note che mi rendono conto, butto qui, il secondo come ovvio, declino probabilmente da un punto di vista di studioso che spesso si è interessato al Mezzogiorno e che vive nel Mezzogiorno, forse è una mia deformazione. Ma oggi, alla luce degli sviluppi tanto novecenteschi della storia italiana e anche, diciamo, alla luce degli di quella storia, ovvero sapendo di correre un rischio teleologico, oggi credo che l'armamentario di Silvio Lanaro vada utilizzato per pensare il Mezzogiorno all'interno del centro, per pensare la nazione. Certo, con o senza il Mezzogiorno italiano, la realtà, quella storica, quella presente rimane ben storta, naturalmente se gli storici certe volte possono, magari consapevolmente, cercare di raddrizzare il legno, non è il caso, come ha detto, di Silvio Lanaro di sicuro, assai più difficile e assai più pericoloso, insomma, è che ci provi e ci riesca chi governa la polis, la politica, che non voglia che questo accada. Ogni volta che qualcuno ha voluto raddrizzare il legno comune, individui, popoli, addirittura intere civiltà hanno sofferto le pene del legno. Ebbene, la storiografia di Lanaro, anche per questo, è pedagogicamente, civilmente, vorrei dire politicamente, molto importante, perché ci spiega quei percorsi che non sono semplici, che non sono rettilinei, ma non intende, ripeto, raddrizzare. Non a caso, intanto in questo libro ci sono alcuni interventi di giudizi molto aspri, sono pochi esempi, no? Ma ci sono, molto molto negativi, diciamo così, sull'Italia, sulla vicenda italiana, ma sono appunto delle piccole parentesi. Silvio Lanaro non mi sembra uno storico pessimista, semmai il pessimismo può essere una chiave di interpretazione del mondo. Dopotutto, Lanaro ha scavato nel passato per una vita intera, direi proprio per liberare il passato dalle amnesie e dai veleni del pessimismo. Un po' frequentate nel momento.
perché dice, nel senso che probabilmente per affrontare la tematica che poi ha affrontato a suo modo l'Annales, questa sera stiamo affrontando, questo apparato analitico non mi funziona più. Allora faccio un'altra premessa, la mia non sarà né una laudata né, ho qui quattro pagine di interrogativi che rivolgo all'Annales che conosco io, che magari non esiste, non lo so, comunque quello che mi ha stimolato è un'altra notazione, voi sapete che è diventato vecchio, per chi fa il nostro mestiere a questo punto la libreria è incontrollabile, non si trova più un libro, però ci sono alcuni punti fermi che risalgono tutto. E lì c'è un punto fermo in cui c'era questo libretto Italia Nuova che non si è mai mosso da lì, punto 6, no, nel senso che sapevo che era lì, perché a suo tempo non a caso, nel 1988, data interessante, mi ha aiutato a capire certe cose e se ho tempo tornerò su questo libro con una singolare premessa che ho trovato leggendo l'articolo di Kranz che il quale commentava la storia dell'Italia repubblicana, dice nel 92, ma poi dice in realtà all'analo sta a cuore quello che viene prima, tutto finisce negli anni 80. È una domanda che voglio fare a lui, ma è proprio vero che gli anni 80 sono stati così importanti o una cattiva impressione dei lettori? Non lo so. Perché? In realtà, altra battuta biografica, quando mi ha visto adesso dopo i saluti mi dice, ma tu sei sempre truce. Sì, mi dispiace, sono sempre truce di carattere, ma anche perché quel figlio corno ci potrebbe essere, come politologo dovrebbero stare zitti, perché tanto possiamo raccontare storie. Stiamo zitti e buoni, che neanche vuole avere indovinato. Però dico qua, leggendo il mio Lanaro, che non è pessimista, però l'Italia non ce la fa. Non ce la fa. Nel senso che proprio l'assunto chiave, il nesso virtuoso dell'Lanaro che testo io, che era nazione, oggi esistono due concetti ingovernabili, è nazione. È paradossale che il professor Lanaro abbia lavorato su questa bella tesi che oggi viene smentita. Non so cosa mettere al posto dei vecchi belli concetti del patriottismo costituzionale, però. Quindi siamo davanti alla battuta che rivolgo al non pessimista Lanaro, non ce l'abbiamo fatta. Ma domani è importante per noi che siamo, ma i nostri apparati concettuali colgono qualcosa o non colgono per me? O giriamo nel vuoto, come quella regola di giocolatori che ho seguito negli anni 90. Ecco che sono qua a sentire il mio quasi coetaneo, sono molto vecchio di lui, Lanaro. È chiaro, siamo per, c'è questo incredibile fallimento della classe politica. E lui ha inseguito per un sacco di tempo la borghesia, che fine ha fatto? Dov'è che è sparito? Cos'è che è rimasto? Questo fallimento della classe politica si lascia classificare storiograficamente o è un no? Qualcosa di nuovo? Un altro passo. È chiaro che a un certo punto cita inevitabilmente, ma non è affatto per Paolo Pasolini, mutazione antropologica, quello che ho portato. Oggi assistiamo a una mutazione del sistema democratico. Noi stiamo mutando, uso un paro di crisi che farebbe trasformazione. Sta mutando biologicamente quella cosa che si chiamava sistema politico. C'è questa associazione. Questi sono i grossi interrogativi che mi sono venuti, a prescindere, ma pensando, riflettendo all'Lanaro che avevo, in testa, io che non so se corrisponde alla realtà. E a questo punto vengo su alcuni punti analitici. Il primo, che prende spunto dall'ultimo suo libro, poi dal
retorica e politica, che mi ha molto colpito. Per le cose che adesso dico, leggo su tutte queste cinque righe del testo. Retorica e politica, spiega l'autore, sono un intreccio onnipresente nella storia dell'Italia unita, poiché la retorica accompagna e segna i percorsi della politica in modo più forte, pervasivo e continuativo di quanto non succeda in altri paesi europei. E per retorica sembra intendere il potere creativo o manipolativo che sia del linguaggio in tutte le sue forme, una sorta di gusto insistito per le parole, per i suoni, che a suo dire percorre tutti i passaggi cruciali della vita collettiva e del paese e ci consente di leggere tra le loro pieghe. Bene, ma a questo punto ho l'impressione che questa giusta analisi è stata superata dalla realtà, da questo impazzimento, incontrollabilità del linguaggio mediatico e politico, insulti uni fino all'altro. Ma vi rendete conto di che degenerazione linguistica noi stiamo assistendo? Compreso il Renzi contro. Ma vi rendete conto a che punto, altro che retorica, dov'è la retorica? Che se hai mai trovato un momento in cui il linguaggio pubblico fosse arrivato a questo punto e noi siamo impotenti, perché nel frattempo anche la figura dell'intellettuale è sparita. Noi siamo abbastanza vecchi per ricordarci tutto il grido dell'intellettuale organico, poi l'utile idiota, poi ci chiamavano ai convegni, ricordi, a fare la pezzeria, neanche quello. Ma con tutta pezzeria ci chiama. Cosa siamo diventati noi intellettuali? Ve lo dico a te, a me che non abbiamo fatto nessuna carriera politica. Chi fa carriera politica diventa un imbecille, e non faccio nulla. Voi capite che voi vedete, ma vedete spesso quel risolino nervoso. Cosa dobbiamo dire noi che siamo arrivati alla fine della nostra carriera? E ci troviamo di fronte a questa cosa qua. Tu racconti che la risposta non l'accetta. Quindi il discorso è un invito, una domanda di invito che tu hai impostato, secondo me va radicalizzato. Il discorso, l'analisi del linguaggio politico nella logica retorica politica, secondo me è uno dei punti sui quali occorre probabilmente cominciare a lavorare. Credo. E non c'è, e non si parla più neanche di nazione, qui adesso faccio alcune osservazioni. C'è stato un certo momento, grazie anche a te, che la nazione è diventata una specie di foglia di fico, e salva con dottore Toro. Nobilissimo, il ciambismo a un certo punto era questo. E oggi le bandiere sventrano, se voi vi ricordate, 15 anni fa era impossibile dare la bandiera. Ma questa è una specie di compensazione, cioè, poi non dimentichiamo che Berlusconi si chiamava Forza Italia, d'accordo che era una roba calcistica, ma che paradossalmente, ecco il discorso della retorica, la nazione sulla quale abbiamo lavorato ci è stata sottratta e diventata retorica di quello che si parlava con tutte le cose. E poi c'è il discorso dell'Europa che però non ho notato qua questo libro che avrebbe avuto praticamente con il fuori. E poi, visto che Schengen non ha il discorso della Germania, io ho paura della Germania. Okay. Ma non perché c'è perfetti, o perché non vuole, è che è tentata ancora una volta dall'isolazionismo, cioè di sentirsi un paese circondato da nemici. Vedete? E queste cose qua si sentono all'università, ai nostri colleghi, che manco scherzano più. Si è interrotto completamente qualunque contatto, è leggero con i tempi. Qui secondo me è un punto
perde il discorso della casta e della sua delegittimazione. Ma in sintesi, quello che voglio dire è che i punti, secondo me, cruciali dovrebbero essere quello del linguaggio politico, ma anche del controllo mediatico, che non so come si fa a fare. E poi il discorso di riprendere contatto con i nostri partner europei. Trovo scandaloso che ma fino agli anni 70-80 si facevano quello dei convegni comuni, se non si fanno appunto quelli comuni. I convegni degli incontri anche da professore. Bene, queste erano alcune e non poche preoccupazioni che, ripeto, non abbiamo battuta, non era tanto la battuta, è un pezzo di Lanaro e soprattutto una specie di accorato appello. È come se mi fosse rifatto vivo dopo 10 anni, 15 anni, che abbiamo cenato da qualche parte molto bene sera e sembrava dato che luce scoperta. Allora tu cosa mi dici? In base alla tua esperienza, in base alla tua conoscenza. Finisco la mia chiacchierata prendendo in mano il punto che è rimasto lì pent'anzi nella vista, che un canone che aveva un occhio, sai che è la tua mamma. Che saranno 150 libri che sono sempre fermi, quelli lì sono lì. Allora, questo libro, che tu hai chiamato Italia Roma, ed è di te sviluppo 1861-1988, quindi la vigilia della grande cosa, la intitolare capitolo finale, senza più patria, punto di domanda. E c'è l'Italia che torna, con una citazione del Genesis. Spero che non c'è nessuno qua che mi succede, ma il Genesis lo dimenticate, che non è un caso, non è un studio di ricerca, è uno specchio critico di quello che succede. Quello di comando che sei un collega serio. Il diritto passa tutto l'anno a pensare che battuta deve fare per vendere il suo prodotto. Mi dispiace dirlo. Il Censis ha detto, ma il Censis è lo specchio di quello che sta succedendo, non è l'analisi. Comunque, scusa se sono così cattivo, ma qui tu lo dici con molta serietà, perché dici i ricercatori del Censis, nel loro rapporto del 1985, confessano di non sapere più riconoscere i tratti salienti di un'organizzazione sociale provvista di coerenza. Segue la lista degli stereotipi presi da Repubblica del 31 dicembre dell'85. L'italiano è dilapidatore di patrimoni che manda in valore perché gli viene dato la natura, la fortuna e il talento. L'italiano si sente sempre in guerra contro i suoi amministratori, padroni e padrini, e dunque resiste con furia, astuzia, passione e suoi impegni sociali collettivi. L'italiano sta diventando un misto di nazionalismo e di individualismo creativo. L'italiano è plenamente scoraggiato perché è stato plenamente tradito dal fascismo, dal re, dai maglioni e dai palazzinari. Non 2005, 1985. Ma il non pessimista Lanaro dice c'è il desiderio, dice c'è una controtendenza. Dice, intanto uno di diagnosi e di giudizi fra loro diversi non è difficile avere un denominatore comune, il senso dell'appartenenza sociale si è attenuato fino a quasi sparire, e tuttavia ricomincia a emergere la tendenza a ragionare in termini di Italia. Non soltanto per società civile, ma sempre la politica, eccetera, eccetera. Quindi lui intravedeva una specie di rimorso. Ciao.
finisco perché non voglio davvero, non voglio sembrare irriverente, perché lo dico con dolore queste cose qua. È che il potere, nell'85 la Nara registrava la fotografia d'Italia di Nozzi. E allora cosa non è successo nulla? Cosa è successo? Abbiamo sbagliato. Non so se riesco a fare capire il mio senso di angoscia. Faccio l'ultima citazione, che è l'ultima perché tornerò proprio su di là. Dice: la classe operaia non è più, virgolette, nazionale, nel senso che noi diremmo che si sta rilocalizzando. I partiti trasformati in strutture leggere. Il sistema politico minacciato dall'usurpazione dei poteri nascosti. Il ceto intellettuale esautorato dalla rivoluzione elettronica. Il tessuto civile intaccato per la frequente ricaduta delle suggestioni neoliberiste sull'economia criminogena e mafiosa. 1985. Giustamente, lo storico aveva cosa. Allora abbiamo spiegato, non è successo nulla. Questo tuo libro, che preziosissimo, finisce con la sua stoccata di conosco la nostra generazione, con il 68, che ci ha fatto soffrire, pure essendo lì a cavallo, e che ci abbiamo creduto, che ci hanno tradito tutti gli studenti e i veri valori, che così lo vedo, siamo noi dei veri valori del 68. Gli studenti hanno fatto carriera. Allora, attenzione, lui, il 68 è un punto sul quale giustamente, tu stesso volte, torni, e in questo libro, il capitolo finale, senza più patria, suggerisci che potrebbe essere letto come espressione anche nelle foglie esotiche e terzomondiste in cui si avvolge del desiderio di una Heimat in grado di sostituire la casa paterna, la ginta paesana, il greco patriarcale. Per quanto tenue sia la loro consapevolezza, vivono anch'essi un problema di identità eternamente ricorrente nella storia dell'Italia. Scriveva basta, io mi fermo qua perché il senso del mio intervento di outsider in tutti i sensi è proprio questo. Vediamo maestro analitico preciso, fatto tutte le sue analisi, che però deve rispondere alla prima delle mie domande, il motivo per cui sono un truce. Ma allora non è cambiato niente. Allora non siamo riusciti, anche la nostra generazione, la nostra piccola, perché l'Italia dunque non ce l'ha fatta. Lascio a te. Grazie. Sarebbe per un'eventuale presa della parola successiva da parte del pubblico, da parte dell'autrice della premessa, o di qualche uno degli autori presenti, o degli ascoltatori. Anzi, decidete se parla, se approfittare di questa possibilità. La parola a questa già. Grazie. Infatti, i due introduttori devono accettare. Devo presentare che prima devo ringraziare in modo commosso il lettore
questo e tutte le facce che vedo davanti a me di fronte a me. Ognuna di queste facce è un problema, è un incontro, è una storia che mi vengono in mente soprattutto per i laureandi, le diverse storie, i diversi problemi che abbiamo dovuto affrontare in un lungo periodo nel quale io insegnavo. Devo dire che la prima volta in cui mi sono sentito vecchio è stato quando, lo raccontavo prima, è venuta da me una ragazzina molto simpatica, intelligente, riservata, colta, timida, mi ha chiesto la tesi di laurea e l'ho accordato. Ci siamo messi a lavorare, da poco diventato quello che normalmente si ha con un laureando. Appunto, mi sono fermato un attimo sul cordone. Guarda, mi rivolgo a lei, dico: scusa, tu sei parente di Andrea che è legato? Dice: sì, è mio padre. Andrea che è legato nel tuo laureato. E fu per me un colpo molto. Se mi metto a laureare i padri e i figli, ci mancherebbe solo che la laureata di nipoti. Un'altra importanza, che dico con particolare piacere, perché il protagonista è qui, questa sera, tra noi, è Roberto Bormes, che è mio laureando dal 1968. E si è laureato con me 40 e passa anni fa. Ha fatto una tesi di laurea sull'Università Cattolica, che poi per varie circostanze non si è potuto pubblicare. E ecco qua. Per anni e anni mi ha sempre mandato gli auguri, mi ha sempre così scritto, e si è sempre interessato alle mie vicende, ed è oggi. Forse era davvero l'ora di spegnere l'interruttore. Però spegnere l'interruttore non vuol dire rinunciare alla polemica. Affatto. C'è una cosa che ha detto Paolo Macri e che mi preme in modo particolare. Quando ha parlato dell'ampertico di cui discorre Camus. L'ampertico, questo liberale, che poi è corporativista, imperialista, populista. Ecco, andiamoci un attimo. Nazione Lavoro nasce dal tentativo di vedere, e dal vedere lo stupore, che tutto il cosiddetto liberalismo italiano conteneva sempre qualche cosa di sfuga. Qualche cosa di estraneo, qualche cosa di proveniente da altre sponde e di natura irrimediabilmente confliggente. Allora, la domanda che voi a suo tempo, se le cose stanno così, evidentemente non esiste un imperialismo, un liberalismo italiano, esiste una serie di aggiustamenti, correzioni, di atti ingegnosi, di adattamenti che fanno del corpus ideologico della democrazia italiana qualcosa di diverso, qualcosa di originale. Naturalmente la conclusione di questo discorso era ovvia, la conclusione era il fascismo. Ecco, il fascismo non è nulla di traumatico, di violento, il fascismo è il culmine, è la stiuma di tutto questo processo di correzione sistematica, accurata, sempre attiva, dell'ideologia liberale in qualcosa che è loro fondamentalmente estraneo. Io ne scambio. Ci fu immediatamente un fuoco di sbarramento.
ricordo che Giuseppe Galasso recensì il libro sull'Espresso esclamando: non toccate per di no, no, era lo Stato liberale. Norberto Bobbio disse: beh, veramente molto intelligente, molto ben scritto, peccato che sia tutto sbagliato. E per quanto riguarda Bobbio, io non avevo nessun problema a capire la sua posizione, era l'uomo che aveva scritto il profilo teologico del Novecento, che rappresentava esattamente l'opposto di quello che avevo scritto e deciso io. Comunque, in seguito, io in parte, credo, per educazione, nel corso di un convegno andato da Torino a Torino, si ravvide e mi disse: ma sì, in fondo, un gesto di cortesia. La reazione della democrazia liberale italiana fu profondamente negativa, fu sdegnata, il libro fu sottoposto a una sorta di censura. Poi, siccome l'Italia è l'Italia e gli usi accademici sono piuttosto disinvolti, il libro ha finito per essere citato in tutte le note dove si parla del secondo Ottocento, si cita un personaggio qualsiasi che è Lanaro, Antonio Lavoro, ma discusso no, discusso mai. Forse avrei dovuto farlo io, forse avrei dovuto riprenderlo in mano, approfondirlo, chiarirlo. Non me lo sentii perché avevo fatto troppa fatica a scriverlo, perché vedete, allora non esisteva internet, i telefonini, nemmeno le fotocopie. Eravamo all'inizio dell'era delle fotocopie, appunto che un studente del professor Sergio un giorno andò da lui e dice: professore, se guardi che belle fotocopie che ha fatto la mano, cose da pazzi, a parlarne oggi. Ma questo significa che tutto ciò che si produceva, tutto ciò che si realizzava, tutto ciò che si studiava, bisognava andarselo a cercare. Se in una biblioteca non c'era un libro di Sandroni, non c'era poco da fare. E io avevo patito pene non lievi per l'azione del lavoro. Ero molto stanco, le reazioni non mi persuasero, mi resero anche un po' aspro. E allora dissi: vada in malora e cambiamo argomento. Però mi sento profondamente che il discorso va ampliato e ingigantito. Cioè che tutti coloro che io avevo estratto dal nulla, e che erano molti, e che erano personaggi importanti, giuristi, economisti, sociologi, letterati, andavano studiando proprio in ciò in cui scattavano rispetto a un modello liberale classico, un modello liberale rigido, perché solo così si poteva spiegare il legno attorto. Il legno attorto. Ha ragione Paolo. Il legno attorto senza raddrizzare. Perché l'unico modo di non raddrizzare il legno attorto era andare ad analizzare, fotografare e riproporre il tutto. Questo è stato il mio errore, confesso. È stato il mio errore perché poi è finita a fare un cedino, è finita con le citazioni a fine pagina di tutti quelli che si occupano anche della storia del vino, della storia delle donne o di altro. Che è una storia che si mette le mani nella testa perché fa storie delle donne, è molto che in argomento io sono un po' critico. Ora, ecco, tutto questo lo dico perché? Lo dico per giustificare un'espressione, un'interpretazione, una lettura a un
meno scopo, oltre che ovviamente come puntare sullo zigzag, sui percorsi, sugli itinerari, sui territori e non sempre lì eventi e lineari in cui il paese si modernizza o tenta di modernizzarsi. Per conclusione, allora non è successo nulla, ma non è successo nulla, proprio no. Io non vedo la polemica nemmeno. Io ho scritto nel 1969, nel 1988, nel Vado alla pesca quando, e allora registravo quello che era o sembrava essere una realtà con delle nervature del partito. Se poi questo paese è sprofondato, questo paese è finito nella peggiore dei modi dal punto di vista dell'etica pubblica, dal punto di vista non solo della moralità, ma anche dal punto di vista dell'assetto economico, dal punto di vista della cultura delle classi dirigenti, mica colpa mia. No, l'Italia non è normale. Ma se non aveva una volta a dirmi che lui quando era intitolato il suo libro aveva preso il titolo da me. No, sbagliato, non è normale, perché a partire più o meno da quando si ricorda la metà degli anni Ottanta, c'è un processo di profondo decadimento, soprattutto di decadimento generale, complessivo, che non riguarda soltanto un'attività o un settore della vita collettiva, ma riguarda l'insieme dei nodi costitutivi di un assetto sociale. Le cause. Ma, certo, da storici, da buoni storici, possiamo mettarci le mani e cercare le cause. Ex post, cause possono essere tante, cause possono essere l'abilità e il carattere crostaceo dei grandi partiti di massa in un paese che aveva avuto 30 anni di fascismo. Possono essere la scomparsa di questi partiti e la restituzione dell'elettorato a una situazione di incertezza, di insicurezza e di mancanza di discorso, il discorso pubblico è ciò che non esiste più. Il discorso pubblico è assente oggi in Italia. Questo può anche essere che sia stato possibile avere per 19 anni Berlusconi al governo senza cacciarlo via, pedato il sedere, e abbia corrotto fino alle più intime fibre le strutture portanti del paese. Ma certo, non è successo nulla. Non è successo nulla e mi dispiace di questo discorso che fa, perché sembra addirittura che io non abbia scritto niente. Cioè che se anche non li facevo, era tutto uguale. La situazione non cambiava, perché sono lì che sono stati smentiti praticamente dalla realtà. Qui, in realtà, c'è un problema. Ed è quello che chiamerei il problema della pace nascosta della Roma o della curva dimezzata. Lo storico contemporaneo ha un problema che altri storici, altri studiosi, altri scienziati non hanno. Deve parlare, deve pronunciarsi anche sulle curve dimezzate, sulla parte della luna che non si vede. Tanto che non la contano, penso alla guerra russo-italiana. E come si fa a parlare? Però non è finita. Però è un dottore. Però è prima che mai. E quindi bisogna dire la propria. È necessario dire la propria. E dire la propria se non si fa con coscienza, con equilibrio, con razionalità, in genere permette anche di cercare, altrimenti si dice come quello storico dell'economia che nel 1989
semplicemente per valorizzare e digerire i fallimenti. La storia no, però questo è. Lo storico contemporaneo non è lo storico della vita, non è lo storico del Medioevo, non è delle pandemie. Affronta parte lo storico della vita. E devi, per coscienza, per onestà, in molte circostanze, cercare di illuminare, cercare di prevedere in qualche modo quello che accadrà, quello che succederà. A questo proposito, inoltre, voglio notare curiosamente che sia nel corso di una presentazione a Verona, sia nel testo, più volte il tema del pronostico è venuto a per noi. Franzina a Verona rimase stupito che io scrivessi certe cose nel 1993, cioè che io nel 1993 prevedessi la fazione governativa della Lega, che allora era l'epoca in cui la Lega sbandierava in piazza le parole più sovversive e più cavalliesche. Nel libro Carmine Donzelli si presenta, si stupisce del giudizio complessivo che nella conclusione del volume sul vento, ma facciamo a proposito della stessa rete, quando diciamo che la rete non è destinata a un grande futuro, la rete è un puro e semplice di fenomeno e aggiunge solo potenza delle vere pagine di storia, una cosa di questo genere. E avevo un altro esempio, se mi consentite mezzo secondo, faccio tornare in mente. Ah sì, nel saggio di Kreitz si dice che a proposito del 68, a proposito di giudizi critici e di bilanci non entusiasti del 68, che erano stati rimproverati a Giovanni De Luna, da altri ancora, alla fine ho avuto ragione io perché la stagione del 68 si è sfilacciata, si è corrotta, si è indebolita e si è alla fine estinta. Ora, questi sono esempi di come la storia della Luna nascosta, della parte nascosta della Luna, sia un azzardo che si deve sempre compiere con profonda consapevolezza dei propri mezzi, ma è trattato. Qualche volta ce la si fa, qualche volta la si azzecca, no. Può darsi che talvolta il no riguardi il testo, tutto questo fare nel testo. È certo che è casa mia. Io ho impostato tutto un lavoro, no, sulla modernizzazione, sulla via italiana la modernizzazione, e adesso non abbiamo più l'industria, non abbiamo più la Fiat perché ha 3.000 operai invece che 25.000, non abbiamo più la piccola media industria perché il patrimonio delle industrie con 5 o 10 addetti è stato completamente azzerato, cioè abbiamo il deserto dove c'era la fioritura industriale. E allora le crisi economiche sono qualcosa che può essere previsto, oppure la cura che rinvia a cause finanziarie come liberismo di natura particolare non possono rientrare in un onesto paradigma, in un onesto paradigma sociopratico. Io devo dire che certamente l'Italia di oggi l'Italia che pensavo io, ma mica solo per questo, e le migrazioni. Noi abbiamo avuto milioni di immigrati e di emigranti. Siamo sul 12% della popolazione, ma vi rendete conto di che cosa significa questo? Sui luoghi, i costumi, il linguaggio, la cultura, il paese. Chi la poteva prevedere? O anche nel 1980, anche nel 1980.
spazio una situazione. Perché? Perché il nostro esercito ha cominciato ad andare in giro per il mondo, in Afghanistan, in Libano, e quindi ha disperso la propria vocazione alla difesa nazionale. Perché appunto l'emigrazione ha maturato il rapporto tra Stato e cittadino. Ricordo un bel racconto di Vincenzo Cerani in cui racconta la storia di un romano, un sorvegliato di polizia, che insegue per le strade della capitale un ignoto, un malvivente. E lo insegue per chilometri, 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 e intanto si va dentro e vede immagini di documentari, vede i negozi di persiani, vede quadri di carne bruciati in maniera inconcepibile per il nostro mondo, e poi riferisce il suo operato e su questo la conosce con un commissario che ha un arabo. Ora è chiaro che c'era chi spinge il gioco fino all'estremo, ma è anche chiaro che noi stiamo profondamente cambiando l'assetto del peso specifico delle nostre istituzioni. Dire davvero fortunatamente è finita come è finita, devo dire che è una grande gioia e profonda soddisfazione, ma tuttavia quali sono stati i guasti che è riuscita a produrre nel mondo con la sua violenta e volgare contestazione dell'unità d'Italia, dell'unità d'Italia come realizzazione storicamente positiva. L'Italia non è storicamente positiva, secondo i leghisti e secondo coloro che ne sono. D'altra parte, Rusconi citava un mio libro del 1988, ne citava la fine, però forse avrebbe dovuto citare anche l'inizio. Perché all'inizio c'è una rassegna pedante e sistematica di tutte le contraddizioni che caratterizzano, cioè di tutti gli aspetti ossimorici e grotteschi che distinguono i tratti fondamentali. Per far capire nel tentativo successivo di delineare una specie di strada perversa alla modernizzazione, nel tentativo di delineare le difficoltà per la sua scarsa capacità presa la sua facilità di incontrare resistenze, mafie e quant'altro. Quindi, se il mondo non è andato così, se la realtà non è stata questa, se la razionalizzazione è stata in qualche modo, non dico abolita, ma certamente fatta impallidire, certamente snaturata, non è colpa di uno che ha scritto una storia del tempo, una storia dell'Italia nuova e magari prima Nazione Lavoro, che ha avuto il destino che ha avuto e ha avuto le reazioni che ha avuto. È colpa di una situazione complessiva che si è venuta a creare in virtù di strumenti, in virtù di concentrazioni di strumenti estranei a quelli della ricerca, dello studio, della riflessione. Se poi io mi debba ritenere un ferro vecchio, cioè uno che non ha ripetuto bene o non ha ripetuto abbastanza, beh, non lo faccio, semplicemente mi rifiuto. Mi rifiuto perché penso che tutto ciò su cui ho lavorato abbia fissato delle caratteristiche in particolare di storia italiana che sono reali, effettivi, avvenuti, fanno parte del muro